E grazie all'istituzione del servizio denominato Filo d'Argento, inaugurato esattamente un mese fa, che la signora Rosina ha potuto festeggiare i suoi 99 anni nella sede Hauser di Torre Santa Susanna, circondata dall'affetto dei volontari, delle istituzioni, degli amici, e attraverso la webcam ha dialogato con i suoi nipoti lontani. Cosa meravigliosa, che non mi è mai immaginato una festa santa. Quanto è bello, quanto erano usciti, e tutti i paesani, e i parenti. E specialmente questa festa di questa sera è una cosa fenomenale. E questo gesto fatto dall'amministrazione nei confronti di nonna Rosina vuole intendere un po' la storia di Torre Santa Susanna attraverso questa testimonianza di 99 anni vissuti su questo territorio e le loro amicizie, perché abbiamo voluto come amministrazione e la stessa associazione portare anche vecchi ricordi di nonna Rosina. C'è qualche cugina, c'è qualche amica che ha vissuto nelle vicinanze di casa di nonna Rosina, che si sono ricordati un po' quei momenti magari difficili, anche perché, come avete visto e come abbiamo sentito, nonna Rosina è ancora abbastanza vigile e attenta, anzi, forse diciamo sotto certi aspetti è molto, dico, viva, perché in questi momenti gli sta suscitando questo entusiasmo che magari in lei si era un po' anche demotivato con l'età. Ecco perché questo compleanno, questo del Filo d'Argento, diciamo, dell'associazione, ma anche come amministrazione comunale, fa bene a questi anziani, porta un po' di emozione che molte volte, dico, se la sono dimenticata. Il Filo d'Argento Hauser offre numerosi servizi. L'anziano, continuando a vivere nella propria casa, ha la possibilità di ricevere aiuto e sostegno nella vita di ogni giorno. Compagnia telefonica, trasporto protetto per visite e controlli medici, aiuto per piccoli interventi domiciliari. Potrà inoltre usufruire delle attività di svago e intrattenimento offerte dall'associazione. Tante volte le fasce più deboli, si pensa ai disabili, ai bambini, ma sono delle fasce un po' più garantite da parte della società. Poi ci sono gli anziani che a volte hanno dei problemi purtroppo di dimenticanza da parte delle amministrazioni. Io penso che a Torre questo non accade, grazie soprattutto all'impegno dell'Hauser, dei volontari dell'Hauser, di tutto quello che riescono a realizzare, grazie anche all'assessorato dei servizi sociali che è molto attivo in merito a queste iniziative. Penso che questa sera sia stata una sera in cui si è valorizzato proprio il sentimento dell'amicizia nei confronti di questa signora. Dopo 99 anni, il sentimento dell'affetto grazie a questa iniziativa. Quindi siamo contentissimi di festeggiare insieme a lei, di contribuire sempre a queste iniziative che l'Hauser ci propone.